Ciao Nicole. Ciao Ian, Come stai? bene, grazie, tu tutto a posto? Sì, tutto a posto, dai. Stiamo tirando avanti. Infatti, Allora, non so cosa fai? se... Cos'è? Mia maglia? No, praticamente ho appeso le foto che abbiamo fatto insieme. Tanta roba questa. Brava. Che bello, Niente, è un grande fan. grazie. Come stai passando questa quarantena? Ah, io abbastanza bene, dai, in questi giorni, non so, di solito non ho così tanto tempo e poi faccio tutte le cose Infatti, immaginavo. che di solito non le faccio, non so, leggo di più, sto guardando le serie che di solito non le guardo così tanto. Poi alla fine parlo un sacco con mia famiglia, che mia ragazza, con tutti così, così mi passa il tempo più veloce. Ieri stavo sistemando il mio computer che ho messo acqua sopra il keyboard, allora si è rotto un po', però l'ho sistemato tutto. E tu invece? L'importante è che io sì, anch'io tra la scuola che comunque ci stanno dando tante cose, esercizio fisico comunque si fa lo stesso, si trova il tempo. Ma davvero a scuola fate di più di solito? No, in realtà ci stanno dando più cose adesso che quando siamo a scuola comunque. Quello pensavo, sì. Eh Però va bene, dai. sì, non è male, guarda. Dovete fare qualcosa. Tu Eh in sì. che scuola sei adesso? In terza superiore liceo, faccio il liceo scientifico. Ah, ok. Ah, bene. Allora, È cosa hai ancora? pesante. Ancora 2 anni Sì, 2 anni. all'università. Sì. E cosa pensi di studiare? All'università volevo fare fisioterapia. Tanta roba. Ma è anche in Italia così popolare che vanno tutti e poi devi avere tanti punti per entrare o Sì, poi anche comunque nelle società sono molto richiesti, come... Sì, davvero, ma sono tanto richiesti i in Slovenia fisioterapisti. è uno di più così difficili studi per andare, non lo so com'è qua, però di solito in Slovenia devi avere, non so, 97 punti da 100, che è tanto, 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 sì. Proprio, però Tanto. accettano solo 10 persone, allora non lo so. Ah. Ah, tu sei da Milano qua? Sì, io sono a Milano. Da che zona? Anche tu adesso sei a Milano? Sei Io sono a a Milano. Milano? Ah, Stiamo ok. aspettando tutte le decisioni, cosa succede con la Lega, poi è più Ma importante. là in Slovenia stanno facendo anche loro questa cosa o no? Sì, è uguale, praticamente non puoi uscire adesso da comuni, non si può andare da parti dove abiti, dove il tuo a casa permanente. Ah, ok. E di solito non si esce anche. In Slovenia è un po' meno duro così perché si può andare nel parco così fuori un po', non so, correre, fare un po' di attività, solo non insieme, tutti da soli. E poi qua è un po' più duro, diciamo. Almeno io ce l'ho il balcone, allora passo un po' di tempo fuori. Così Bravo, fai bene. non è così brutto che almeno c'è Ma sole. sei lì da solo o con qualche tuo compagno? Sì, no, io ce l'ho appartamento da solo, poi sopra di me abitano il nostro preparatore fisico e Ah, sua moglie e il secondo coach. Allora, ok. così siamo un po' in contatto, ce l'abbiamo i balconi così vicini, poi parliamo un po', però Se non almeno non tanto. siete distanti. Sì. No, però non è male, guarda, io... In ultimi giorni è diventato più brutto, però prima non avevo problemi. Beh, dai, ho più tempo per te adesso. Sì, è vero. Così non lo so, imparo qualcosa di nuovo. Adesso ho iniziato una storia criminale, non so se dice così, che Sì. in Slovenia adesso è molto popolare, è proprio slovena, che l'ha scritto un attore sloveno, è tanta roba.
secondo me sarà interessante, però poi anche è un po' lunga, però vediamo. Bene, dai, speriamo che si risolva il tutto, così vengo a vedervi di nuovo in campo. Speriamo, sì, presto. Speriamo, ma... speriamo che sarà più presto possibile che ritorniamo in campo, però io non vedo che sarà... Non lo vedo così positivo. Penso che chiudono tutto e si fa ancora un po' di pausa e poi si inizia in agosto. Questo è ho mio visto pensiero. Infatti che Fusaro voleva dedicare lo scudetto da dare ai medici. Eh sì, proprio lui. No, non lo so, è una cosa giusta da fare, no? È una cosa così, però sa che le altre società non lo prendono così. E infatti, poi soprattutto penso che sia Modena adesso in testa, no? No, penso quelli che, non so, per Perugia o Civitanova, che avevano possibilità a vincerlo, no? E poi non è il posto di Lucio da decidere, però è cosa sua. Vediamo, però secondo me in questo momento dobbiamo essere tutti un po' più umili, un po' più pensare alle altre persone, non solo a se stesso, no? Perché è un momento difficile soprattutto per tutti gli altri che magari sono in difficoltà economica o qualcosa d'altro, che secondo me è più brutto di situazione nostra, che è solo da decidere o giochiamo o non giochiamo. Certo. Quindi è importante che bene, abbiamo tutti il salute e siamo a posto, secondo me. Ma voi in tua famiglia sono tutti a posto? Sì, 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 stiamo tutti bene noi, per fortuna stiamo tutti bene. Allora è importante questo. Sì, sì, no, noi siamo chiusi in casa e non usciamo, d'altronde non si può proprio uscire, quindi siamo a casa. Ma da quale parte sei? Proprio Milano, Milano centro o...? No, verso un posto dove puoi conoscerlo, non... Non lo so, Boh, tipo, è presente verso Bucinasco, Trezzano? No. Bisceglie? È un po' più fuori. Sì, un po' più fuori Milano, sì, sì. Ah, bene. Però vabbè, dal palazzetto saranno 15 minuti dall'Allianz, quindi non è molto lontano. Ah, bene. Allora non male. Ma tu anche giochi pallavolo, no? Sì, io gioco a pallavolo, sì. Ma dove? In scuola o proprio in un club? No, no, in un club gioco a Trezzano, in una società. E sì, per il momento sono ancora in under 18, speriamo di arrivare più o meno ai tuoi livelli anche, perché... Sì, vabbè, però ce l'hai ancora lunga strada davanti. Sì, infatti. Pian Quando piano ce la faremo. Ho appena firmato il primo contratto, non è che va così veloce. No. Ah, però interessante, interessante. No. Però sei molto appassionata di pallavolo, quello Sì, vedo. direi abbastanza. È bello questo. Penso si veda. Sì, Secondo me per porta quello lontano. sì. No. È più importante di tutte le altre cose. Sì, infatti anch'io metto cioè avanti la pallavolo rispetto magari ad altre cose, magari alle uscite con gli amici, così, perché è proprio una passione. Sì, è bello. Però non mettere indietro gli studi, sono più No, no, importanti. quello no. Esatto, quello sì. Vabbè, vabbè. Ok. Adesso sto cucinando, sto preparando il mio pranzo, però tardi, tardi. E infatti sono le 4, cioè, no, però pranzo adesso. Un po' più tardi, no, oggi no, però alle 9 mi sono svegliato, poi alle 10 mangio, ho fatto un po' di allenamento e adesso faccio questo. Prima ho parlato con un amico e poi il tempo passa veloce. Poi sto facendo anche i barbecue ribs, che ci metti un po' a farle e vai così. Quello vero, cucino tanto adesso, tanta roba, Sì. Mi piace un sacco. Ma l'allenamento ve l'ha dato piatto?
C'è piazza oppure state facendo un Sì. po' a modo vostro? Hanno mandato due programmi, mi sa, tre, che sono un po' diversi, così io ho guardato quello e ho fatto un po' il mio programma, messo dentro quel programma di Powervolley. Poi così, io di solito sono molto, molto appassionato di fare pesi e tutto questo. Allora, faccio tanto di più che quello che loro mandano. Allora, sì. Bene, bene. Dai, Va l'importante è bene. che sei tranquillo e sei felice. Sì. Ma sempre devo farlo. Devo fare così. Se no divento matto in questa situazione qua. Infatti. Va bene. Va Nicole, bene, dai. è stato bello sentirti. Anche per me è stato bello. Sì. Stai Spero bene? di... Sì, spero anche tu che tu stia bene e speriamo di rivederci presto in palestra, in palazzetto. Dai, ci sentiamo, dai. Va bene, ciao Ian, grazie mille. Buona Ciao. giornata. Ciao. Anche a te. Ciao, ciao.